soldi grazie all'istinto. Più morti di un asilo di casa di un gaschino. È ridicolo pensare di essere libero. È più facile stupire una donazione dentro un vicolo. La testa di un politico che vola dal palazzo di giustizia. Lavera con sangue l'opera ideata nella sua pulpizia. Lascia che la rabbia trovi sfogo nella tua città. Scrivi nichilismo sulla chiesa, poi distruggila. Dal punto in cui capisci la realtà quando la alteri. Non passa molto, pensi di parlare col cadavere. E non cresci mai perché sei destinato a non capire quanto tempo ti separa da una fila che non puoi predire. Ed esci con il desiderio grande di cambiare il mondo. Il gioco è sopra un cane morto e tutto si rivolta contro. Da quel pensiero che accomuna ogni depresso. Ti ha fallito la tua vita e merda e tu non vali un cazzo. Per i giorni oscuri, fiumi neri, morti dentro i cimiteri. Vortici nei miei pensieri, pozzi dove anneghi. Le disgrazie, le minacce, torti giorni senza fine. Il disagio provinciale che ti porta a non uscire. Per il grigio, il vuoto e il sonno, l'odio e il torto. Il tuo cervello morto, il sonno dello spirito. Il disagio del tuo corpo. Quattro volte arriva sempre troppo presto. Ultimamente sono morto, morto eternamente tra la noia e niente. Passo del tramonto dell'Occidente. C'è Spengler che sostiene che di fatto l'io sia un concetto che si lega alla luce. A partire da questo punto, la vita dell'io è vita sotto il sole e la notte ci si presenta come affine alla morte. L'angoscia per l'invisibile è dunque coestensiva alla nascita dell'io. Ed è un'angoscia, quella per l'invisibile, che riguarda non tanto ciò che non si possa sentire nei suoi effetti, quanto semmai ciò che non si può cogliere in sé con lo sguardo. Ecco, io non trovo parole migliori per descrivere l'ultimo disco di Ozone. Ora, mi rendo conto che dopo tutto questo tempo in silenzio, io che ritorno su YouTube per parlare di un disco possa sembrare quanto mai stucchevole, se non quantomeno strano. Tuttavia sono del parere che Neil parte seconda manifesti chiaramente quell'elemento che mi porta ad apprezzare l'hardcore rap. Un elemento questo... che, e mi spiace molto dirlo, manca al cinema sperimentale italiano. E questa mancanza è dell'ordine dell'abisso. Ora, cosa manca al cinema sperimentale italiano? Ecco, manca la percezione dell'abisso. Cos'è l'abisso? Serve in preciso definire l'abisso uno spazio. In realtà l'abisso è una condizione esistenziale precisa. Dell'abisso, in effetti, non si può dire altro che non che ci si precipiti, ma questo precipitare nell'abisso ha in sé una connotazione che annienta i dualismi. Cadere nell'abisso è allora lo stesso che volare, perché l'abisso è precisamente il senza fondo, non c'è un giù o il che è lo stesso, il giù e il su sono la stessa identica cosa e cadere, appunto, è lo stesso che volare. La percezione dell'abisso, questo sentimento che si prova in questo cadere volare, riluce, a mio avviso, nell'ultimo disco di Ozone. E perciò è un disco tanto urgente quanto spaventosamente grande. Anche se in realtà parlare di percezione dell'abisso sarebbe scorretto, appunto, detto meglio prima, bisognerebbe dire sentimento dell'abisso, qualcosa di simile. In ogni caso un castello ne dà la più esatta definizione. L'annichilimento è produttivo e l'hardcore rap è precisamente ciò che permette all'annichilimento di essere tale, di prodursi in quanto tale, come negazione, o meglio, come movimento del negativo,
che una volta messo in moto non fa altro che negare, e ciò non per rendersi positivo, per positivizzarsi, ma per mantenersi come tale, cioè come negazione, al di là di ogni possibile affermazione. Guarda come il mondo brucia piano. Siamo soli, è questo che ci rende persone migliori. È strano quando cresci e non capisci, e poi ti annichilisci e piangi mentre strisci. Mia madre batte i pugni contro il muro perché è assurdo. Io non lo so fare, io non so cambiare, e poi mi bevo tutto, basta che mi resti accanto. Che mi sento così solo da sentirmi qualcun altro e sono stanco. Mentre i draghi hanno oscurato l'orizzonte, si preparano le porte per fermarli. Si nasconde tra le foglie un crocefisso enorme, un segno della morte, un servo della corte. Grida che le truppe hanno oscurato il ponte, forte di esperienze oscure in mondo. Costruisco e studio, l'odio mi ha fatto da scudo, e se sarò cresciuto poi mi aspetta il vuoto eterno, bello come il cielo scuro. Leggo quattro giri attorno al collo e poi mi appendo al muro. Giuro, a volte anche un secondo dura troppo. Il mio castello è ricoperto dalle tenebre ed è tutto rotto. Spesso mi rifugio nelle stanze più nascoste solamente perché temo la notte, e Dio parla alla morte come fosse mia sorella. Nell'oscurità una fiamma vale più di una carezza, e dalle torri escono in fila 400.000 corvi. Mi ricordano quei giorni in cui era meglio non riaprirsi gli occhi. Giuro. In realtà l'intero disco di Ozone non si basa che su questo concetto, che è di per sé heideggeriano, se interpretiamo correttamente Heidegger. Heidegger rimprova a Junger che non sia possibile andare oltre la linea del nichilismo, perché essa richiede che si stia su di essa. E il nichilismo odierno, che altro non è se non il tempo della miseria, può voler dire da una parte un fil di guadagnino, così come dall'altra, ma però contemporaneamente, un disco di Ozone. Il punto è proprio questo: una cosa non esclude l'altra, ma l'una si afferma, l'altra si nega negandosi e negando ciò che viene affermato. Di qui questa strana sensazione di vertigine che si ha nell'ascoltare questo disco. Un disco che non annienta il proprio tempo, ma si nega come affermazione di un tempo, di un'epoca della miseria, che comunque lo dà, e lo dà in quanto sua propria negazione. E non è questa forse l'ultima rivolta che ci è concessa? Non sottovalutare l'importanza di un passamontagna, è utile per sequestrare lui e la sua compagna. Rovini i muri, scrivi puttanate, l'importante è che la gente si lamenti delle tue bravate. Picca le puttane con un cazzo colorato, dagli fuoco. Masturbati sui corpi fino al giorno dopo. Sono detto chi lo segue non ascolta rap, pensi fin di ciò d'amato mentre l'autopompa è detto. La gioia è morta, porcatoria, spero di morire a scorciatoia. Taglio il tubo dell'ossigeno a mia nonna, ammira le nevrosi come fossero capolavori ed usale per ricambiare offese con dolori atroci. Tutto che finisce in due secondi di follia, qui sta negli occhi della troia. La magia, la paranoia mi porta consapevolezze astrali. In altro stato e nelle piazze con effigie di Pacciani. Tagliati le vene mentre ascolti nell'orgasmo, chiuso in camera con mamma che le stende sopra il piatto. Mi avvalgo della facoltà di odiarti, vomitando queste rime con la gente che si mena sotto il palco e grida. E del resto questo, almeno a me sembra, è questo che in ultima e definitiva istanza manca al cinema italiano. Cinema non solamente ovviamente quello di guadagnino, ma il cinema sia anche esso della marca più radicalmente indipendente. L'essenza dell'hardcore rap, questo manca al cinema italiano, quello che definisce l'hardcore rap in quanto tale. L'hardcore, sia chiaro, non si esaurisce nel ficcarsi i piedi in bocca di una suicide girl. Piuttosto, esso richiede qualcosa di più estremo, al punto che potremmo dire che oltre a Zone ci saranno sì e no altre due o tre persone, che chiamate come cazzo volete, che fanno a cacci in Italia. Questo perché? Perché l'hardcore richiede che l'io venga annichilito, o meglio, che si dia espressione all'io in quanto, appunto, come diceva Spengler di nuovo, la sua nascita è coestensiva a quell'angoscia dell'invisibile di qui sopra. Purtroppo sono molti i rapper che confondono delle liriche impastate di violenza con l'essere hardcore. Ma fin tanto che si dà risalto all'io, al proprio ego, per dirla beceramente, non si sta facendo hardcore. E Ozone, nel rituale di risveglio, raggiunge proprio per questo motivo qui il suo picco artistico.
Chiaramente cose come la frustrazione, la violenza e via dicendo sono elementi che giocano un ruolo chiave nell'hardcore rap, ma fin tanto che queste sono espressione di un io che anche attraverso di esse, anzi proprio tramite esse si afferma, ecco allora che non c'è nessuna differenza tra K.O. e Gue Pequeño. D'altra parte, la violenza in Ozone è prima di tutto rivolta verso l'io come negazione dell'io. L'io si manifesta violento o, ed è la stessa identica cosa, l'io si afferma negandosi, si esprime violentandosi. Non si tratta di negare lo statuto di soggetto che, comunque sia, ci rimane addosso a mo' di marchio di Caino, fin dalla nostra nascita. Quanto semmai portare alle estreme conseguenze questa condizione di soggetto, rivelandola come un assoggettamento, una catena che fa tutt'uno con lo schiavo che incatena. Rompere la catena significa allora rompere col soggetto, negarsi in quanto soggetti, in una parola annichilirsi. Del resto, cioè, cosa ci dice Ozone? Ci dice che non è possibile negare la propria condizione sociale senza negarsi. La fede in una sostanza è idolatria, in realtà siamo funzioni. Io, Francesco, sono ora studente, ora figlio, ora critico cinematografico e via dicendo. Negare la mia condizione di studente non significa diventare libero, se negandola non abbia anche negato me stesso in quanto Francesco, e cioè in quanto figlio, critico cinematografico e via dicendo. Di qui il satanismo, che in Ozone ha, dal primo disco fino adesso, ma qui secondo me in una maniera molto più radicale, molto più matura, cioè non che gli altri dischi fossero immaturi, ci mancherebbe, però qui si incardina in un discorso che ha a che fare anche col soggetto e via dicendo, che per me gli dà un risalto del tutto particolare, anche una profondità tutta particolare. Perché qui il satanismo non è più la negazione di Dio, come poteva esserlo soprattutto in Electricology, come poteva Electricology dare adito a questa interpretazione qua. In realtà neanche Electricology diceva una cosa del genere, però qui è chiaro che il satanismo non sia la negazione di Dio, ma Dio stesso, in quanto io sono colui che è, in quanto appunto Dio è colui che è, nega tutto ciò che non è. Il satanismo è appunto questa negazione negante che Satana incarna, mentre Dio è l'affermazione, ciò che si afferma, la realtà, in quanto la possibilità che vuole darsi come unica possibilità possibile, perché unica e ultima possibilità realizzata. Cioè, a dire il vero, una stretta parentela tra Ozone e John Milton, cioè, e la parabola di Satana, sia in Ozone che in Milton, coincide davvero con il primo atto rivoluzionario. Ma allora anche lo scenario di pura negazione in cui Satana trionfa, ecco, questo scenario qua è di fatto un quadro pressoché pacificante, in cui tutto è come dovrebbe essere. La vita non ha senso senza il peso della luce. Sul cammino della tenebra saremo sempre un punto che conduce. Il Papa si è sparato in piazza, il regno è ritornato. Non c'è più il governo, il popolo è il confine d'ogni stato. Il tempo è ritornato eterno e nulla si è mostrato. Dalla luna vola un drago, via si annulla la follia, diventa umano. Lutto devastante per i cari di uomini d'affari. Sono stati trucidati come dei somari. Fari per la strada buia appaiono, i potenti piangono, correnti portano via venti che scompaiono. Tu risali, puoi riprenderti la scena. Se vorrai potrei disfarte nella svelta. La merda dove sto, comprendo l'importanza di pochissimo. E la stanza si trasforma in un enorme labirinto. Ho vinto, io ho vinto, ho sciolto il nodo enorme. Concludo. Se il disco di Ozone è così interessante, a mio modesto modo di vedere, c'è dovuto soprattutto all'urgenza di cui di fatto rispetto a cui si fa con crescenza.
Questa urgenza, che pure è riscontrabile in diversi lavori cinematografici del cinema indipendente italiano, sia chiaro, non sto dicendo merda del cinema indipendente italiano, ci mancherebbe altro. E abbiamo tra di noi dei grandi maestri come... Vabbè, lascio perdere perché magari questo video qua l'ascolta gente che si occupa di rap e non si occupa di cinema e poi va a vedere sti stronzi, vabbè. No, comunque, a parte gli scherzi, l'urgenza... Neil, parte seconda, è un disco urgente, necessario, ma questa urgenza qui è tutta specifica dell'hardcore rap. E triste ammetterlo, perché io di rap ne so davvero poco, mi occupo di cinema, questa urgenza manca totalmente anche in quelle opere filmiche che più radicalizzano lo statuto sperimentale del cinema. E cioè il cinema in quanto tale, perché ricordiamo che il cinema è nato come esperimento, quindi è nato morente il cinema. Certo, elementi che in Neil parte seconda sono presenti unitariamente, si ritrovano anche nel cinema, però appunto disparati, un po' qua un po' là. E questo a mio avviso toglie molta della sua potenziale efficacia. Sarà che il cinema non ha ancora subito questo scossone, o forse semplicemente è ancora troppo legato a un riformismo di cui si fa catalizzatore, non lo so. Molto più probabilmente è ancora troppo legato all'ego. Però, ripeto, non lo so. Penso anche di poter dubitare di questo, visti determinati personaggi che in Italia ancora osano fare cinema realmente radicalmente sperimentale. È però, a mio avviso, utile constatare come la musica, che nulla a che fare col visibile, possa, come nel caso di Ozone, scaturire da un'angoscia dell'invisibile, come purtroppo solo parzialmente è successo in ambito cinematografico. Sia chiaro, questo non significa che il cinema sia allora un affare dell'ego, se non nel 99% dei casi, ma c'è quell'1% che ci permette di dire che non sia esclusivamente un affare dell'ego, di affermazione dell'io. Mentre dall'altra parte abbiamo l'hardcore rap che risulta altrimenti come negazione e via dicendo. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo piuttosto che, almeno dalla prospettiva mia personale, e con questo non voglio nulla togliere al disco di Ozone, che ho adorato, la mia ragazza ha adorato, e che però non vorrei che si pensasse che io stia utilizzando il disco di Ozone come mezzo per dire altre cose, no. Il disco di Ozone per me è sconvolgente, ecco. Però ecco, questa cosa qui, questa urgenza e via dicendo, il fatto che manchi nel cinema e che però ci sia in un'altra arte, qual è la musica, ecco, notare questo penso sia utile, perché il fatto che manchi questo essere hardcore, ok? Diciamo così, nel cinema, penso che serva a domandarsi dell'efficacia stessa di quelle opere filmiche che usualmente consideriamo sperimentali, o, ed è lo stesso, a indagare anche più in profondità lo statuto stesso dell'arte nell'epoca di miseria di cui dicevamo sopra. Cos'è l'arte? Ecco, Ozone ne dà una definizione che è forse la più bella di tutte. La dà parlando della musica. Cos'è arte? Cos'è la musica? Ciò che può uccidere un fascista.
questa è detta scorda alla provincia, ansia dalla milza, musica perfetta per uscire da un fascista. Se non hai capito sto